Diego, dimmi un po' come sta procedendo la tua avventura a Scafati? Ma bene, guarda, ti direi, dopo comunque il super anno dell'anno scorso è stato un anno importante, bello, colmato appunto alla fine con una grande soddisfazione e un grande lavoro. Diciamo che per quanto riguarda quest'anno, l'inizio è stato un po' complicato perché comunque il calendario non ci ha aiutato e abbiamo incontrato un po' di difficoltà. L'allenatore è stato esonerato, quindi sai un po' di cambiamenti, però a maggior ragione dopo la grande vittoria di ieri, ora anche a livello di umore e anche di classifica, diciamo che ci siamo ripresi, quindi al momento non ci possiamo lamentare. Appunto per questo, come hai detto tu, appunto del coach che è stato esonerato, che impatto ha avuto Kaya con voi giocatori? Immagino duro, ma comunque le vittorie poi sono arrivate pian piano. Ma sì, diciamo che è stato un cambiamento, tra virgolette, differente, no? Perché comunque eravamo abituati anche a un altro tipo di allenatore, altre proprio idee tecniche, e quindi c'è stato poco tempo per lavorare e abbiamo avuto questo tempo dove comunque ci siamo chiusi in palestra, no? Come si suol dire, e ci siamo Me lo messi rifiuto. sotto a lavorare, quindi diciamo che è stato la cosa tra virgolette un po' difficile e tosta è stato aver poco tempo per comunque cercare di fare sul campo tutto quello che il nuovo coach voleva. Diego, due promozioni in 2 anni, prima con Napoli da capitano e poi con Scafati. La Campania ti porta bene? Sono stati 2 anni nella stessa regione, ma con due squadre differenti. L'anno a Napoli, la squadra era stata costruita in un certo modo per raggiungere un certo tipo di obiettivo. L'anno scorso, per quanto riguarda Scafati, non che, non sia stata costruita appunto per raggiungere un obiettivo, anzi, però diciamo che, è stata una vittoria che pochi si aspettavano, quindi. Diego, dato che hai vinto per il secondo anno consecutivo due campionato, dici cosa deve avere una squadra per poter vincere i playoff? Di avere un gruppo che pian piano lavorando si è unito sempre di più. Un altro aspetto che è molto importante è quello appunto di arrivare con il lavoro, con tante cose, anche delle piccole cose che magari uniscono il gruppo sempre di più. Diego, la società Scafati è cambiata, cioè si è evoluta dopo la promozione, mi riferisco alle ambizioni, ma non solo a queste, proprio anche nell'ambito magari eventi con rapporto con voi giocatori, con i tifosi, eccetera. Ovvio che il passaggio dalla Lega 2 alla Serie A, anche di recente, necessita di molte più cose, però l'inizio, appunto, per esempio, quest'anno c'erano stati dei problemi con il palazzetto, ma sono riusciti comunque a sbrigare la faccenda nel minor tempo possibile. Quindi, sicuramente a livello logistico, il salto dalla Lega 2 alla Serie A non è piccolo. E Diego, mi ricollego un po', ma che differenza appunto hai constatato tu tra la 2 e la 1 in generale, cioè non soltanto nell'ambito appunto della tua squadra, in questo caso appunto Scafati, proprio il campionato, la diversità che c'è tra il campionato di A2 e quello di A1? Sicuramente, per quanto riguarda la costruzione delle squadre, perché ci sono molti più stranieri, quindi diciamo il livello è un po' più alto, principalmente sotto l'aspetto fisico. Quindi questa è una prima cosa. E in Serie A si trovano comunque tante realtà che sono anni e anni che fanno questo tipo di categoria e quindi diciamo che
la competizione tra tutte le squadre è sempre molto molto alta. Curiosità, tifi per qualche squadra particolare di A2 quest'anno? Ma sinceramente no, però visto che è un campionato molto molto competitivo, ci sono squadre che sono veramente attrezzate bene. Una appunto di queste è la stessa Triviglio, quindi è un bel campionato sicuramente, vederlo è molto bello. Chi è stato l'allenatore che ha più creduto in te e a cui devi tanto? Essere un allenatore riguardi anche due aspetti, l'aspetto appunto tecnico e quello fuori dal campo, quindi a livello di persona. Io sinceramente mi sono trovato molto bene con Alessandro Rossi, che non l'avevo mai avuto, però dopo appunto l'anno scorso, dopo l'avventura con l'anno scorso, è entrato nel mio cuore, no, tra virgolette, perché comunque è una persona fantastica e anche un grande allenatore. Quindi se dovessi sceglierne uno, no, ti direi lui. E gli allenatori, anch'io sono dello stesso parere, devono sì insegnarti tanto, ma anche rimanerti comunque nel cuore. Cioè, diciamo un po' odio, un po' amore, deve esserci un mix, un perfetto equilibrio. Come dice anche il nostro Certo. regista Silvio. Esatto, è così, è così. Poi è sempre personale, l'opinione, è sempre un pensiero, diciamo, personale, però questo è il mio pensiero. Diego, hai qualche sogno nel cassetto adesso? Il mio grande augurio è quello di fare al meglio tutti gli anni che ho davanti. Diego, per quanto riguarda invece, entriamo nella, diciamo, sfera personale. Che cosa puoi dirci? Qualche curiosità su di te? Ma Troppo. niente, no, niente, diciamo a livello personale extra basket mi sono imbattuto, più che altro buttato con il paddle, quindi 6 mesi fa ho avuto il grande piacere di aprire questo centro sportivo ad Aprilia nella mia città. Con due campi da paddle e quindi diciamo che di recente sto anche affrontando una nuova esperienza extra basket che è appunto quella del paddle, è uno sport bellissimo. Diego, ho visto che usi molto i social. Quanto sono importanti per un giocatore professionista? Avere dei social e tra virgolette curarli sia ormai un aspetto importante perché comunque cioè, ti rappresentano e anche per una persona che non ti conosce è sui social che comunque cerca di scoprire chi sei. Può essere anche un'arma a doppio taglio perché se uno poi non è in grado di gestirlo può fare solo che male, no? Ultimissima domanda, Diego. Se non fossi un giocatore di basket, saresti? Bella domanda, me la faccio anche io, sai. Non saprei, non saprei. C'è il Penso che padel avrei adesso. continuato. Adesso sì, però magari ecco, riportato a 10 anni fa, non lo so. Penso che avrei continuato gli studi. Sicuramente economia, perché è un aspetto che appunto mi piace. E penso che avrei appunto preso quella strada. Va benissimo, Diego, ti ringrazio, sei stato gentilissimo. Grazie a voi e salutatemi, mi raccomando, Brian, Pierpaolo e Senz'altro. anche Eric.